Sud, e questo è per noi motivo di grandissimo orgoglio. Tra l'altro una delle protagoniste è proprio di Procida, quindi non ho mai dubitato, e il mondo è pieno di eccellenze meridionali. Noi di questo siamo orgogliosi, perché c'è talento, c'è competenza, c'è professionalità, c'è umanità, c'è passione, c'è sacrificio, c'è abnegazione. Ci sono tante qualità che fanno del nostro Mezzogiorno non un peso ma una grande ricchezza. Io non ho mai dubitato, e quindi va a loro il ringraziamento e l'orgoglio da uno del Sud e dal sindaco di Napoli. Stai parlando di coronavirus, per fortuna non c'è alcun allarme né in Italia né tantomeno qui, però è opportuno rassicurare in ogni caso la popolazione per non creare allarmismi, per non creare psicosi. Bisogna avere, il governo ha fatto bene a usare al massimo la cautela, credo che sia giusto, perché non bisogna mai sottovalutare nulla, ma il panico è assolutamente ingiustificato. Come dire, bisogna lavorare tutti insieme, da una parte con la ricerca, dall'altra con la prevenzione, mettere in campo tutte le azioni per mettere nel massimo livello possibile di sicurezza non solo gli italiani ma tutte le persone che vivono nel nostro territorio nazionale, in collaborazione poi con le organizzazioni internazionali che tutelano la salute. L'Organizzazione Mondiale della Sanità si è mossa bene, l'Unione Europea, e certo ci vuole anche la collaborazione massima della Cina, che non dubitiamo possa sia accaduto e possa accadere.